Buonasera, buonasera. Io sono siciliano, si sarà sparsa la voce. Ne approfitto anche per salutare il presidente della mia nostra regione, Totò Cuffaro. Niente, io quando vado in giro per l'Italia, a volte la gente quando sente dire che sono siciliano mi dicono tutti la stessa cosa. Cioè, ah, che bella regione la Sicilia, c'è un bel clima, un bel mare, la gente è cordiale. Peccato che però state male perché manca il lavoro. Ho detto, guarda, io ci ho abitato fino a qualche anno fa. Ho detto, il lavoro manca, ma non è che si sta male. Anzi, c'è più tempo libero da dedicare agli hobby, agli amici, si fa una vita più serena. Che secondo me come regione non è adatta per il lavoro. Fa troppo caldo. Io ho sempre sostenuto che sud fosse l'abbreviazione di sudato. Guardate. Anni fa, quando abitavo in Sicilia, cominciava a nascere il fenomeno della Lega Nord. Questo signor Bossi, che insomma voleva dividere l'Italia, a noi meridionali dava un po' fastidio. Però adesso, da qualche anno che abito a Milano, e ho capito che in Italia ci sono tante regioni che hanno climi, caratteristiche, costumi diversi, e non si può fare di tutta l'erba un bacio. Cioè, ho capito che in Italia ci sono regioni adatte per il lavoro e regioni adatte per la vacanza. La Lombardia indubbiamente rientra tra le regioni adatte per il lavoro. A Milano è facile lavorare, che uno si sveglia la mattina, esce di casa, trova il freddo, la nebbia, la pioggia, la gente è tutta a lavorare, fuori non c'è nessuno, uno dopo 2 o 3 giorni che è là, per ammazzare la giornata si trova il lavoro. Cioè, almeno parlo con qualcuno. Non è come da noi in Sicilia, che uno si sveglia la mattina, esce di casa, che c'è una bella giornata, il sole, il mare è bello invitante, gli amici tutti al bar, a leggere il giornale, a mangiare la granita, che uno si guarda in giro e dice, ma vuoi vedere che l'unico stronzo che deve lavorare sono io domani? Prende male un po' questa cosa. Mi ricordo qualche anno fa, la prima volta che conobbi un milanese dal vivo, fino a quel giorno lì li avevo visti solo nei documentari. Era un signore sui 60 anni che era venuto in vacanza in Sicilia, io l'ho visto in spiaggia i primi giorni, non mi sono avvicinato subito per non spaventarlo, ho detto dai, la prima volta che ne vedo uno, l'ho fatto abituare alla mia presenza piano piano, i primi giorni mi nascondevo dietro i cespugli così, l'ho avvicinato con calma. Dopo 3-4 giorni, questo qua mi prendeva il mangiare dalle mani. Ho detto, guarda, è una soddisfazione. Dopo una settimana poi abbiamo preso confidenza, una mattina mi ferma e mi fa, senti, mi devi togliere una curiosità, mi ha detto. Dice, ma tu all'età tua non lavori? Ho detto, non lavoro. Purtroppo in Sicilia ho detto, manca il lavoro. Vabbè, dice, ma manca il lavoro, ma non mi pare che tu ti sbatta più di tanto. Io da 2 settimane che sono qua ti vedo ogni giorno in spiaggia. Ho detto, vabbè, certo, manca il lavoro, non è che uno sta a casa a piangere, qua il mare è gratis, uno. Ma no, ho detto, fai male, io all'età tua già lavoravo in una fabbrica, poi piano piano ho fatto carriera, ho aperto una piccola attività per conto mio, mi sono messo in proprio, ho cominciato ad assumere dei collaboratori, mi sono ingrandito, ci ho fatto tantissimi anni di sacrifici. Cioè, però finalmente adesso, dopo tanti anni, mi ritrovo con una grossa azienda, con 300 dipendenti, che va avanti da sola, e finalmente io oggi mi posso permettere di stare a mare tutto il giorno. Ho detto, guarda, a me fa piacere che ci abbia una grossa azienda con 300 dipendenti che va avanti da sola. Ma non è che c'era bisogno di fare tutto sto casino per andare a mare? Io stamattina mi sono svegliato e ho pensato, apro una grossa azienda con 300 dipendenti o vado a mare? Siccome erano già le 11, ho detto, per oggi vado a mare, l'azienda la apro un'altra volta che mi sveglio prima, che ci vorrà un po' di tempo per aprire l'azienda. Poi valle a trovare in Sicilia 300 dipendenti che hanno voglia di lavorare, dove ci vuole una ricerca porta a porta. Che uno magari trova poi a fine mese c'è chi vuole andare in ferie, chi sciopera, chi vuole l'aumento, chi vuole va in malattia, c'erano le tasse da evadere, la mafia da pagare, insomma un sacco di problemi. Ci ho pensato mezz'ora, è venuto il mal di testa, ho detto andate a fare un culo, vado a mare, va. Anche i politici, non è che in Sicilia ci avete aiutato più di tanto. Io mi ricordo anni fa c'è stato un politico, adesso non faccio nomi, va. C'è stato un politico, si è candidato, ha fatto una bella campagna elettorale, ci ha convinto, l'abbiamo eletto, questo è appena arrivato a Roma, si è seduto al Parlamento, la prima cosa che ha detto è il fatto che cioè, dobbiamo portare il lavoro in Sicilia. Non ha capito niente, certo. Sono 40 anni che mandiamo là i politici a chiedere i contributi, questo di sua iniziativa vai a chiedere il lavoro. Certo. Se c'hai questa volontà, cioè, chiedilo per te il lavoro, non dare fastidio agli altri, stiamo bene così noi. Certo. Grazie, buona serata. Giovanni Cazzò.